Ho scoperto, insomma, alcune cose che riguardano la famiglia di Irene Scalzo, che ovviamente preferisco non rivelare per rispettare la sua privacy. Comunque, Irene, ti mando un abbraccio forte e sappi che io apprezzo moltissimo il modo di condurre la tua vita. Hai fatto benissimo a, diciamo, fai benissimo, insomma, ad aver, diciamo, rotto i rapporti ambiente lavorativo, perché non ti meritano. Continuano veramente a raccontare tante cose che comunque alcuni, non tutti, che comunque non rappresentano la persona meravigliosa che sei. Poi ovviamente nella propria vita uno può condurre le scelte personali nel modo migliore, nel modo che ritieni opportuno. Quindi dispiace e sappi che hai la mia profonda stima. Sei un'attrice straordinaria, una doppiatrice a dir poco eccezionale, forse una delle migliori doppiatrici degli ultimi 35 anni dal mio punto di vista, e non hai niente da dimostrare a nessuno. Stai, insomma, goditi la vita e stai cerca, diciamo, di trovare tranquillità, perché quella è la cosa più importante. So che non hai avuto una vita semplice, quindi forza e coraggio, e rimani sempre te stessa, che sei una persona stupenda.